faticato, ha combattuto, ha studiato, ha creduto nelle sue idee ed è diventato uno dei protagonisti della vita politica italiana e qui in Sicilia della lotta per la pace contro la mafia. Raccontando la sua storia, ed è quello che faremo, da quando era bambino appunto in campagna, il suo destino doveva essere quello, come suo padre e suo nonno, di fare il bracciante, al momento in cui è stato barbaramente ucciso insieme a Rosario Di Salvo, poco lontano da qui. Penso che i ragazzi abbiano bisogno di riferimenti, abbiano bisogno di eroi positivi, abbiano bisogno di persone che abbiano combattuto nella loro vita credendo ai loro ideali, e credo che suggerire questi riferimenti, questi eroi positivi, sia per i ragazzi in questo momento, specie in questo momento, molto importante. A lui piaceva molto nuotare, pessimo nuotatore perché aveva imparato in una gebbia, in quelle vasche che raccoglievano l'acqua pluviale per innaffiare i giardini palermitani, dove ovviamente lo stile non era possibile svilupparlo, però amava tantissimo nuotare e tante nuotate abbiamo fatto insieme. Il costume l'aveva quasi sempre in macchina durante la buona stagione. Mi manca molto, sì.